Sono in corso dal mese di gennaio 2012 i lavori per la realizzazione di un parco pubblico all'interno dell'orto dei Cappuccini, struttura abbandonata da anni, situata tra via Maria de Peppo Serena e via Ruggero Greco. Gli interventi rientrano nel disegno del programma integrato per la riqualificazione delle periferie, il PIRP, che prevedeva l'inizio dei lavori a settembre 2011. Ricordiamo che la gara d'appalto fu vinta dalla Cobit SRL di Lucera, per un importo dell'appalto pari a 492.750 euro. Come mostrano le nostre telecamere, a più di 10 mesi dall'inizio dei lavori si nota la realizzazione del camminamento centrale, con la presenza di una particolare tettoia. Fra panchine con pietre di marmo e granito. Stranamente manca il cartello del progetto del lavoro, nel quale dovrebbero essere indicate tutte le specifiche del progetto stesso. La sospensione dei lavori sarebbe dovuta ad una prescrizione della soprintendenza. Nello specifico il progetto prevedeva l'abbattimento di determinate componenti della vecchia struttura, che lo stesso organismo per la tutela dei beni archeologici ha ritenuto dovessero essere mantenute, per via del loro valore storico-artistico. Continueremo a monitorare la zona, con la speranza di vedere il prima possibile il parco dei Cappuccini completato e accessibile all'intera popolazione. Non mancando però di sollevare un interrogativo sul perché ogni tipo di lavoro pubblico a Lucera non riesca ad essere portato a termine e completato.